buongiorno a tutti, anzi buonasera visto il tempo e il buio che sta arrivando. Sono in giro per Cento e oggi vi farò un video particolare parlando appunto di un film che è da poco uscito, si chiama Interstellar, che sta diciamo impattando sui vari social network perché non risulta secondo alcuni bello o scientificamente attendibile. Bene, volevo dirvi una cosa, è fantascienza e ho avuto modo anche di parlarne con Paolo Attivissimo a riguardo, perché lui criticava molto anche il comportamento umano all'inizio del film, molto passivo. Beh, io gli ho fatto notare che lui, essendo fan di fantascienza tipo Star Trek da molto tempo, è un ottimista riguardo al futuro dell'umanità. Però bisogna scontrarci sul fatto che siamo in 7 miliardi e l'istruzione media sta diminuendo notevolmente. Questo film Interstellar, come dicevo, è un film di fantascienza e ha ben poco di scientifico, nel senso che la storia è abbastanza banale, però gira abbastanza bene. E per il resto è bello, dai, è bello, come Gravity, cioè è bellissimo dal punto di vista dell'immagine e di tutto quanto. Io mi sconvolgo di più sentendo parlare di Interstellar. Quando si dice che non è scientifico e via dicendo, mi vengono in mente documentari di History, per esempio, che dovrebbe essere accreditato di fare cose molto precise, che sta girando una serie circa sulla guerra dei mondi, quindi un mondo post-apocalittico invaso da alieni con un virus, e quelli dovrebbero essere documentari. Vogliamo anche parlare dell'arrivo degli zombie su Animal Planet, che lo stanno facendo anche quello? Dai, quello è ancora più ridicolo del film di Interstellar, dal punto di vista scientifico. Allora, come la mettiamo? Siamo sempre lì? E poi, a quelli che definiscono Interstellar una merda, su internet, vorrei citare Yotobi. E allora, Fuga di cervelli, un film italiano, dove lo dobbiamo mettere? Sono tutte idee che uno può avere. Vi può piacere o non piacere Interstellar, può essere scientifico o non scientifico, di sicuro è fatto molto molto bene e, come ho detto, io lo posso paragonare tranquillamente a 2001, Odissea nello spazio. Tanto vi siete beccati un bel giro nel centro storico di Cento, che se volete venire è molto bella, anche se un po' terremotata. Dal vostro Rem è tutto, ci si rivede alla prossima, ciao!